In televisione, diciamo. Sui giornali, in televisione, in aula farò vergognare i miei accusatori. Sacra infezione di Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale. Dallo 27458/98 al 27938/04 e poi Sacro Atto Italia numero 21. Questura di Milano, commissariato di PS Porta Genova, ufficio denuncia, Piazza Venino numero 3, telefono 02-4380-0733, fax 02-6226-5718, bollo. Oggetto verbale di seguito denuncia querela resa oralmente per molestie, minacce, resa da Corriero Francesco, nato a Bari il 26-2-1966 e residente a Milano, in via Novara numero 62, identificato a mezzo patente di guida numero Mi 53 89 92 7 M, rilasciata dalla MCTC di Milano il 16-4-1999, telefono 333-7065-789. Altro bollo. Il giorno sabato 29 ottobre 2005, alle ore 9.45, negli uffici del commissariato di Pias, Porta Genova in Milano, Piazza Venino numero 3, innanzi alla sottoscritta, ufficiale di PG Buono. Lì avevano detto che ero un uomo, qui è una donna. Sono esseri umani, non perfetti. Dicevo, Buono G, appartenente al citato ufficio, è presente la persona in oggetto, generalizzata, la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue. Sentiamo. Facendo seguito alle precedenti denunce da me sporte presso questi uffici, dichiaro che gli episodi di molestie e minacce nei miei confronti non sono terminati, anzi, in data 28/10/2005, nella cassetta della posta presso il mio negozio, ubicato in via Laurentigio numero 30, ho rinvenuto una cartolina con un invito implicito a fare attenzione ed a presentarmi accompagnato presso il tribunale il giorno in cui effettivamente ci sarà l'ultima udienza relativa a contendere tra me ed il signor Russo Angelo Spot. Questa è la Letizia Moratti, no? La Moratti Letizia è questa. Spot! Proprietario dei locali, in cui è ubicata la mia attività lavorativa. Presumo quindi che l'autore della missiva sia lui. Come presumi? C'è la firma, c'è l'indirizzo e tutto, è presume. Ci tengo a precisare che il signor Russo Sput sta effettuando un'attività di propaganda negativa nei miei confronti tramite la distribuzione dei volantini sui quali racconta tutti i particolari, a suo dire però, relativi ai fatti accaduti. Non bisogna raccontarlo, no.
Una copia, dice, ma li raccontate voi? Ma li raccontano loro? No, ma sono i vostri racconti. Ebbene, una copia di tale volantini è stata consegnata al consigliere dello stabile in cui sono ubicati i locali da me. Locati! Sì, sono locati, no? Eh sì. Domanda, domanda. L'ufficiale di PG Buono G. Del commissariato a Porta Genova mi domanda, dice, altro da aggiungere? Risposta du Corriere Francisco, no. Chiedo che il responsabile dei fatti esposti venga punito pur per tutti i reati che l'AGI, autorità giudiziaria vuol dire, no, vorrà ravvisare. E ravvisiamo, quanto sopra è stato redatto in triplice copia, di cui una viene resa al denunciante per tutti gli usi consentiti dalla legge. Dalla legge. Letto, confermato e sottoscritto in data, ora e luogo di cui sopra. Il denunciante firma Corriere Francisco, l'ufficiale di PG G Buono, altro bollo chiuso. Conseguenza, si contestano e si respingono perché infondate le dichiarazioni di controparte, che peraltro non ha mai fornito alcuna idonea e valida prova dei versamenti degli importi dei canoni pagati per l'avvenuta arbitraria occupazione gratis e senza titolo di locali di proprietà privata altrui sin dal maggio 2004, in violazione di quanto riconosciuto e garantito dalla legge ordinaria e tutelato costituzionalmente. Milano, 29 marzo 2007. Avvocato Rossana Filacchione. Firma. I giudici, insomma, l'11 gennaio la consulta si dovrà pronunciare, no, sul suo scudo giudiziario, o sullo scudo giudiziario che la protegge in questo momento. Se dovessero votare contro, lei che farà? Io continuerò a governare, ma mi difenderò. Questa volta scenderò direttamente in campo e racconterò a tutti gli italiani qual è la vicenda di cui trattasi, chi sono i giudici che se ne occupano, e perciò non temo assolutamente la nostra Milano DJ. Perché siccome non ho commesso ha più case nulla, popolari per gli italiani, non penso che no, ci possa essere ai campi nomadi negativa, sia una Milano moderna e di nuovo protagonista nel mondo, no, a chi guarda sempre al passato, sì, a più assistenza e solidarietà per gli anziani, no, a un comune che aumenta le tasse, sì, a più sicurezza e legalità, no, agli immigrati clandestini, sì, a più aiuti per le mamme. Poliziotti made in Italy, con licenza di... Avvocati made in Italy, sgrigolati dai codici. Magistrati made in Italy, senza remore studiano. Presidente. Giornalisti made in Italy che intervistano i broccoli della mamma.
negli ortaggi dell'orcolo. Se carote, melanzane e cocomeri, sono d'accordo, i microfoni spengono.